2017 degli NC Awards, premio dell'editore Pubblicità nell'Arte a Lorenzo Marini. Che cosa rappresenta per te questo riconoscimento? Per me rappresenta una cosa molto piacevole, ma per la pubblicità molto di più, perché finalmente entra in un fiume da cui è nata, che è l'arte. La pubblicità nasce prendendo dall'arte gli artisti, le tecniche, i sistemi. I primi manifesti erano fatti appunto 100 anni fa, proprio in questo periodo i futuristi davano il loro contributo, e quindi è come un ritorno alle origini. E quindi trovare questa connessione nella mia vita di creativo, ma anche di artista, e trovare un editore che la riconosce è una cosa molto bella, molto piacevole. Tra l'altro tu vieni da un'esperienza recente di una personale a New York, com'è andata? È andata benissimo, perché ho presentato una cosa molto nuova, che è l'arte del type, l'arte della celebrazione della bellezza della lettera, togliendola dalla funzione della lettura. È una cosa più orientale come concetto. In Oriente la calligrafia è un'arte, in Occidente no. E la cosa più bella è che da New York, adesso sono a Venezia, alla Biennale, e quindi se penso che in pochi anni sono successe tutte queste soddisfazioni, da Miami Art Basel alla personale, alla permanente, e quindi è una cosa che sta crescendo più ancora della pubblicità, e dunque dà un segno di grande vitalità nel mondo dell'arte, che è obbligatoriamente internazionale. Ci saranno altri progetti che possiamo svelare per i prossimi mesi? Sull'arte, sì, stiamo organizzando per l'anno prossimo, appunto in Oriente, a Shanghai, una personale, e manca Roma, quindi bisogna organizzarci per andare anche a Roma. Facciamo anche il punto sull'agenzia, domanda di rito: come sono andati questi primi mesi del 2017, quali le prospettive per la chiusura d'anno? La cosa più bella che è successa, oltre all'arrivo di clienti e di budget e di persone, è l'arrivo di Ezio Campellone, che è il più bravo manager che abbia mai conosciuto. Lo conoscevo 30 anni fa, quando entrambi lavoravamo in Armando Testa. Lui è rimasto per 30 anni in Armando Testa, e ho il privilegio appunto da poco tempo di dire che Ezio Campellone è il general manager e partner dell'agenzia, perché siamo diventati grandi, e da creativo voglio occuparmi sempre di più della creatività. Quindi uno pieno di esperienza e solido e strutturato come Ezio Campellone può occuparsi della correlazione di tutti gli altri elementi e di tutte le altre strutture dell'agenzia, appunto dalle PR al digital, ai social, ai media, al below the line. E quindi è il grande evento del 2017. Ringraziamo Lorenzo Marini. Per ADV Express TV, Serena Piazzi.